caccia alle formiche. Le mie mani ai mugnai, le mie orecchie alle foglie, i miei occhi ai fiorai, ma tutta la dolcezza ai vermi, tutta la dolcezza a te. Questa è Capolacosta, l'ingresso, diciamo così, il luogo di ingresso del paese, in qualche modo, nel quale si dividono tre parti. Dall'Asia verso lo Scuartesco, un'altra parte del paese, qui c'è la via della montagna che si va verso il bosco, e qui si entra effettivamente dentro Frattoli. In questo momento appunto è diventata, chiamiamola così, zona rossa, per cui non si entra più con le macchine, non si entra più, e dentro di fatto non ci abita più nessuno. Qui in questa strada c'era un ciottolato molto particolare, e da bambino mi ricordo, ma tutti noi si correva saltando su un sasso a un altro. Era anche pericoloso perché i sassi erano levigati chiaramente, ma erano ciottoli grandi, cioè non erano sistema, era una cosa così. E anche questa è una stradina, questa era una stradina fantastica, l'ultima che era rimasta dopo che hanno fatto questa pavimentazione ad uso, diciamo così, delle macchine, per far entrare macchine che col ciottolato non si poteva più fare. Però appunto poi cementificazione, questa stradina adesso vederla così è una cosa mostruosa, orribile, e non è stata protetta. Bisognava fare delle vie più comode per la macchina. La mia gabbia alle catene, il mio fegato ai pollai, la mia gola alle cicale, la mia testa Salomè. Potrei dire in maniera un po' retorica che sia un posto magico, ma insomma c'è una visuale spaventosa, incredibile del Gran Sasso, che non è molto, paradossalmente non è molto conosciuta questa visuale qui. E qui siamo appunto nel Teramano Alto. Questo spazio qui, che è appunto parte della struttura della chiesa, pare in antichità fosse una sorta di banco dei pegni, una sorta di banca, gestita chiaramente da una confraternita, da una questione religiosa. Per un bambino giocare qua dentro non era semplicemente giocare da entrare e uscire da questi spazi, ma avere familiarità totale con queste forme, con questa, diciamo così, ricerca di armonia, di equilibrio. Queste sono cose che uno poi pensa dopo, però questo è stato sempre un posto aperto, completamente aperto, e qui vengono sempre e tutt'oggi bambini a giocare. I bambini sono molto attratti da questo posto qua, stanno qui ore di questo tipo, i bambini stanno qua dentro, escono, corrono, stanno sul prato, si buttano per terra, giocano, urlano e ritornano qui, sia anche dopo. era un luogo per parlare, per confidarsi, per fare l'amore, per baciarsi, per vedere le stelle, per stare bene, no? E quindi un posto del genere non si poteva, cioè non può non essere un posto importante nella vita di una persona. Chiunque è stato al Piano Santo se lo ricorda, anche per una volta sola. La mia schiena specchi, il mio sangue alle querce, la mia spalla alle bandiere, il mio cuore agli operai. Io voglio molto bene a alle persone che vivono qui, le amo, c'è un rapporto d'amore. Io ho una fiducia infinita verso loro. Non so se è chiaro che qui, ad esempio a Frattoli, ci sono 20 persone che vivono qui tutto l'anno. E una comunità di 20 persone... Quest'inverno per loro è stata durissima, c'è stato un lungo periodo con un isolamento fisico, un isolamento anche delle vie di comunicazione, ci sono state delle vittime per neve, non qui ma un paese vicino. La neve ha praticamente ostruito le vie per diverso tempo. Noi, i cosiddetti parenti di Roma, eravamo tutti molto in agitazione, perché se tu sai che c'hai amici, appunto, persone che ami, che stanno in una situazione, insomma, a 1100 metri senza una via di comunicazione diretta, addirittura c'era l'elicottero che faceva fatica evidentemente a dare i soccorsi. Insomma, devi essere una persona di un certo tipo che sta qua sopra, e questa cosa me li fa vedere come delle persone speciali, che possono fare tutto e quindi possono anche rimettere in modo una situazione del genere. Che cosa dare? E io credo che uso molto questa cosa, o comunque penso che la dolcezza sia... Anche in un'altra canzone ho scritto si chiama Frana Dolce, no? La dolcezza delle persone è qualcosa che è un frammento molto alcune volte non viene molto considerato, no? Si parla tanto dell'amore, l'amicizia, il coraggio, l'eroismo, tante forme umane, ma la dolcezza è proprio, la dolcezza è un massaggio, la dolcezza è un sorriso, la dolcezza che ti dà quel momento in cui tu hai bisogno di qualcosa e quella qualcosa ti arriva, e questa è la dolcezza. Quindi tutta la dolcezza ai vermi è veramente un atto di rinascita. Per la rinascita i vermi sono, in questo contesto, come dire, l'unità cellulare della natura, no? E quindi dare tutta la dolcezza a loro è proprio appunto immergersi dentro la terra e dare tanti sorrisi a tutti gli esseri che stanno da dentro. Poi si parla di biodiversità, si può parlare in maniera, diciamo così, tecnica, ma tutta la dolcezza ai vermi è sostanzialmente un discorso che ha a che fare con la rinascita e con il sostentamento della natura, anche umana, ma anche proprio di terra.